città non può essere identificata al di fuori del territorio nel quale l'è inserita. È vero che noi purtroppo dobbiamo chiamare questo territorio come territorio del cratere, perché è un territorio che, come la nostra città, ha condiviso i lutti, ha condiviso le macerie e quindi il dolore, però è un territorio che anch'esso sta ripartendo e che comunque deve essere valorizzato anche per, con il traino, se non altro, della promozione che noi come città capoluogo stiamo predisponendo, in modo tale da mettere in rete anche in questo caso e da valorizzare e far conoscere anche il patrimonio artistico che sta rinascendo, ma non solo il patrimonio artistico, anche tutti quelli che sono i percorsi nella natura, soprattutto valorizzando questo, il tragitto, cioè l'esperienza del viaggio, l'esperienza che potrà unirsi anche quelli che sono i sapori dei luoghi. In passato forse addirittura c'è stata anche qualche piccola rivalità fra il cratere e il comune dell'Aquila. Sicuramente in questo momento va superato tutti gli ostacoli, perché è un territorio, l'Aquila è d'altra parte stata per leggenda fondata dal territorio e forse dobbiamo ritrovare quello spirito dei nostri avi. Stiamo lavorando non soltanto i comuni del cratere, ma attraverso molti strumenti e molte collaborazioni. Il Formez ci sta supportando per un piano integrato del turismo, stiamo lavorando sulla strategia delle aree interne, abbiamo risposto alle chiamate annuali di Restart proprio per la promozione turistica. Non possono che essere tasselli che, se finalizzati, resi omogenei e finalmente razionali, riescono finalmente a dare l'idea di un territorio che è omogeneo, che ha una storia comune e che ha soprattutto delle prospettive. Certamente è un progetto importante che sicuramente ci darà una visibilità altissima e chiaramente questo è l'inizio di un lungo percorso che noi stiamo facendo grazie anche ai fondi Restart, ma anche grazie alla collaborazione di progetti più ampi che sono quelli che noi stiamo curando con il Formez, i cosiddetti PIT, che sicuramente daranno uno sviluppo ulteriore, saranno il volano definitivo per la rinascita e lo sviluppo di questi territori. Ripartendo, diciamo, da quest'idea sicuramente di proporre qualcosa di univoco su tutto il cratere, noi ci siamo indirizzati più, ci vorremmo indirizzare più sul discorso immateriale, quindi su tutte quelle che sono le tradizioni locali dei nostri territori, che ovviamente è una caratteristica, diciamo, di tutto l'Abruzzo, quindi non solo del Teramano. E sicuramente potrebbe essere un'offerta di turismo un po' diversa rispetto a quello classico, comunque, diciamo, dell'Aquila, dove ovviamente c'è un patrimonio culturale non indifferente. Un'occasione d'oro, e l'USRC ha nel suo DNA un'azione di supporto ai comuni di messa a sistema di rete, e quindi questa azione è molto agevole per noi da replicare, perché già la attuiamo sulla ricostruzione.